E a questo punto vediamo cos'altro può fare mentre Segu sigla il proprio giro più veloce, 2:13 Stanno e scendendo 8. tutti i tempi, eh? Pensare che Di Stanno scendendo. Benedetto prima ha girato in 2:11 2:11 e 9, e 9. appena sotto 2:12, quindi 2 secondi più veloci dei migliori tempi di adesso, quindi veramente ne ha di più. Stefanelli, ho visto un'intraversata, vediamo se la regia ci fa vedere l'ingresso del gruppo. Intanto eccoci all'uscita della prima variante con Segu che ha un vantaggio di 2 secondi e mezzo su Malucelli, poi Stefanelli numero 24, numero 41 è Romagnoli Bravo anche e Stefanelli, che sì. ha fatto che è da un po' che era fermo e sta facendo un'ottima gara. Eh sì, molto spiritoso, poi l'abbiamo Sì, sentito, beh, molto molto spiritoso. Toscano, pilota toscano. E sta venendo cara la pelle, perché Oh, comunque cosa sta facendo si sono. Di Benedetto? Si sono baciati. E Si sono. Sì, si sono un po' infatti il baciati. cofano adesso di Benedetto È un è un pochino pochettino. danneggiato, quindi speriamo che non ci siano problemi come quelli che ha avuto Segu ieri, che lo hanno costretto al ritiro, sicuramente come dicevi l'aerodinamica, però. Eh sì, perché adesso è messo male lì il cofano, quindi ho idea che con la velocità succeda qualcosa di spiacevole, perché potrebbe alzarsi di colpo. Vediamo, si sta Rischia di. alzando. Eh sì, rischia di Anche staccarsi. perché Monza le velocità Eh sono sì. elevate, come fa a guidare così? Perde infatti la posizione Marcucci che lo sorpassa. Eh sì, è troppo. Si è alzato troppo. Vediamo se riuscirà a, in qualche modo, però si sta alzando sempre di più. Se esce dalla scia lo perde di colpo. Siamo con il fiato Eh sospeso, sì. lo Eh passa anche Solla. sì, Peccato, è troppo penalizzante adesso così. peccato perché così Di Benedetto deve dare Mi sa che proprio rientrerà dentro. per farsi sistemare il cofano, Che però peccato. sì. Che peccato. Peccato davvero perché sta Ha facendo una fatto una bellissima. gara, ha fatto un tempo incredibile, Davide. E anche in questo giro non riescono a migliorare. Tra l'altro autore di diversi podi, direi quasi sempre sul podio, anche qualche vittoria, Davide Di Benedetto, ma purtroppo costretto, intanto adesso non so, sistemeranno il cofano, penso che ripartirà, però a questo punto Marcucci si sta involando, è in quinta posizione e guardate quanto tempo sta perdendo Di Benedetto, chiaramente poi le gare sono fatte così, nel senso che si decidono sotto la bandiera scacchi, di lì alla bandiera scacchi può succedere di tutto, quindi fa bene Di Benedetto anche a riprovarci, a provare a vedere, a rientrare in pista e vedere che cosa succede per non lasciare niente di intentato. Inquadrature per Marcucci che così rimanendo le cose andrebbe a conquistare il titolo della Midget Italian Series gruppo B, quindi quello riservato ai E piloti piloti più veloci, più più esperti. esperti, dai, diciamo così. Sì, in effetti avevamo cominciato all'inizio della stagione dicendo che sono i piloti più veloci, però possiamo dire Ma giustamente diciamo adesso è i un più bel livello, esperti. anche gli A sono un Sì. ottimo livello, quindi diciamo che il regolamento appunto suddivide tra A e B, quindi chiamiamoli Sì, quindi. più esperti e meno esperti, forse è più corretto. Vedo che Intanto i tempi sul giro Malucelli di Segù non sono così buoni rassicuranti. come quelli di Malucelli e degli altri inseguitori. Infatti vedo che il distacco si sta accorciando. Sono sotto il secondo adesso, quindi ho idea che il prossimo giro, anzi già alla fine del rettifilo principale con l'effetto della scia, Malucelli sarà negli scarichi di Segù. Sì, potrebbe assolutamente andare così. Vediamo che sono vicinissimi i due. Malucelli vuole provare a fare doppietta dopo aver già conquistato una vittoria. Michele Malucelli in gara 1 a Vallelunga. Ricordiamo che è il fratello minore di Matteo Malucelli, pilota conclamato nel GT, però anche lui sta dimostrando di avere grande talento. Infatti Eccolo esce qua che dalla infatti scia. esce dalla scia, vediamo. Sembra che riesca a mantenere il comando. Vediamo dopo la staccata della prima variante. Arrivano abbaiati. Non c'è Traiettoria. traiettoria più favorevole a Segu, Sì. però una brava
sicuramente vita non facile in questi ultimi 3 minuti e 50 più un giro che ci separano dalla bandiera a scacchi. Intanto si stanno staccando i primi due dal resto del gruppo che è capitanato da Marcucci, ma Lorenzo Marcucci, così rimando le cose, ha fatto un altro tempo, ha fatto il giro più veloce, anche lui è sceso sotto il 2:12, quindi ha girato quasi un secondo più veloce dei primi due. E quindi Di Benedetto invece non è più rientrato. Di Benedetto no, non almeno. Ecco, mi sembra di no. Ci arriva adesso comunicazione che Di Benedetto è proprio ai box ed è al microfono della nostra Camilla Ronchi. Davide, un ritiro veramente amaro perché stai facendo una gara pazzesca. Sì, gara pazzesca, però l'amaro in bocca perché lotto contro 16 piloti. De Kleb, due compagni di squadra di cui Marcucci è molto corretto e merita di vincere il campionato, però Romagnoli mi ha buttato fuori più volte. In gara 1 il direttore di gara non ha fatto nulla, qui mi ha respinto fuori, mi sono girato, lì ho ripreso perché andavo 2 secondi a giro più forte, ma poi mi richiude di nuovo. Non posso uccidermi per vincere un campionato, credo che sia molto scorretto, non posso correre contro 16 piloti più un direttore di gara che penalizza solo a me per lo start di gara 1 e non dà una bianconera nemmeno a Romagnoli, che è veramente scorretto, non mi faccio male per vincere una gara. Grazie. Grazie Camilla, ovviamente le parole del pilota che ha perso le possibilità di conquistare il titolo sono dense di amarezza e cariche anche un po' di rabbia, direi, Bruno, possiamo capirlo, ma chiaramente non le condividiamo assolutamente. Ricordiamo ai nostri amici che ci seguono da casa che in tutti gli AC Racing Weekend la regolarità e la correttezza dei piloti e l'osservanza dei regolamenti sportivi viene sempre garantita non soltanto da un direttore di gara, che poi è colui che propone le eventuali sanzioni, ma da un collegio proprio composto da 3 commissari che poi prendono le decisioni. Quindi è ovvio che ci sia della rabbia in questo momento. Oltretutto è stato penalizzato con un drive-thru il pilota che gli è andato addosso prima, quindi è ovviamente una considerazione che... Sì, non vorrei che avesse sbagliato a confondere i piloti, perché è stato tamponato da Lanza, che appunto è il compagno di squadra di Romagnoli, di Marcucci, che ha la macchina dello stesso colore, quindi non vorrei che nella magare, nella concitazione, sì, della bagaglia si fosse confuso con... Perché Romagnoli non mi è sembrato assolutamente fare nessuna scorrettezza, se ci fosse stata sarebbe stata prontamente sanzionata dalla direzione gara, così come è successo durante tutto il campionato. Ma siamo pronti per seguire adesso gli ultimi minuti, le ultime fasi, Bruno, grande spettacolo. Vediamo che Luca Segù sta mantenendo intanto saldamente la prima posizione, ma dietro c'è un Malucelli scatenato e poi la terza posizione in questo momento di Lorenzo Marcucci, che a suon di giri veloci è arrivato a ridosso dei primi due, quindi finale vietato ai deboli di cuore, Bruno, perché qua c'è grande spettacolo. Un bicchiere di camomilla. Sì, vediamo, perché sarà veramente Ma infatti ho visto che Segù non ha il passo, mamma mia, non che ha staccata. Il passo più veloce. Passa Marcucci intanto, Marcucci su Malucelli. Seconda posizione per Marcucci in questo momento. Sì, sì. E sta per scadere il tempo, quindi questo sarà sicuramente il penultimo giro. Guardate cosa sta facendo Marcucci adesso va lui all'attacco di Segù, come dire a Malucelli: se tu non sei riuscito a sorpassarlo, adesso ci provo io. Non molla Segù ed è uno spettacolo incredibile questo terzetto di piloti. Malucelli probabilmente sfrutta la doppia scia, vediamo se gli permette di... Ecco, è uscito Marcucci. Inizia l'ultimo giro. Intanto ultimo giro fulmicotone. Ecco qua, Marcucci che allunga sul rettilineo e prova ad allungare anche Malucelli. Adesso voglio vedere alla prima variante, però, perché in 3 alla prima variante non ci si sta. Qui sta per succedere nuovamente il panino. No, perché in questo momento Marcucci è dietro. Attenzione. Segù davanti. Che bravo spettacolo. Malucelli, bellissima manovra ha fatto adesso, però si trova esterno, vediamo se ma anche dietro si stanno divertendo. Sì, anche dietro assolutamente, vediamo anche dietro ci sono confronti un po' per tutte le posizioni con Malucelli Solla, è entrato Romagnoli, su Marcucci, bravissimo, vediamo.
Maluccelli quindi va a riprendersi la seconda posizione. Intanto non molla Segu, anche se non è velocissimo in questa occasione. Sì, è un po' più lento degli altri come tempi sul giro, probabilmente ha un assetto un po' più da bagnato, per quello lo vedo un pelino più in difficoltà, sì. Però sta cercando comunque di mantenere la prima posizione, adesso vediamo, perché poi chiaramente qui a Monza c'è il gioco delle scie, qui dietro invece c'è un danno per Romagnoli che Romagnoli ha preso un colpo di vento. Cofano alzato quindi per Romagnoli, mentre vediamo Marcucci che va all'attacco di Maluccelli e ci riesce. Bravissimo, si porta bella manovra in fatto. Seconda posizione di nuovo Lorenzo, ecco. Marcucci. Vediamo. Ecco, Segu secondo me non si stacca dal lato destro del circuito. Rimane lì, la traiettoria più favorevole, tra l'altro anche quella un po' più bagnata. Andiamo dietro Maluccelli che non ci sta, la staccata. Bravo, qualche contattino. Maluccelli, intanto, e mamma qui dietro. Mia, mamma mia. Che gara, ultimo giro incredibile. Signore, questo è spettacolo vero. Giù l'acceleratore. È foto finish questo è un foto finish. È incredibile. Vediamo stanno chi arrivando vince. Marcucci, Segu, Maluccelli. Incredibile, questo ce lo dice il nostro monitor. 0,51-0,58. Ma sono arrivati in 58 millesimi in tre. Quindi spettacolo vero. Intanto dietro c'è la quarta posizione di Solla, che però viene penalizzato di 5 secondi per aver ecceduto il track limits, e quindi la quarta piazza è Romagnoli, e quindi forse no, perché ci aveva comunque più di 5 secondi di vantaggio su Romagnoli. Guardate il photo finish, intanto che belle queste immagini, bellissime, grazie alla regia di Mauro Valentinuzzi che ci mostra il photo finish di questo arrivo che ci ha tolto il fiato. Mamma mia, veramente, ma non avevamo mai visto fino a questo momento, sempre abbiamo visto gare combattute. Bravo Michele, ma Maluccelli, bravo Luca Segu, Lorenzo, Marcucci, bravissimo, bella gara. 51. Mi dispiace per Davide, poteva esserci anche lui a divertirsi nel gruppo. Sì, sicuramente era arrabbiato perché... Si è arrabbiato anche, penso, con la persona sbagliata, quindi peccato. Infatti, intanto Marcucci vince per 51 millesimi su Segu, e poi altri 7 millesimi separano Segu da Maluccelli. Quindi il gioco delle scie poi qui a Monza. Che tradotto qua sono pochi centimetri. Sì. Pochi centimetri. Pensate, quindi veramente sono arrivati, direi che sono idealmente tutti e tre vincitori. Anche se poi giustamente Marcucci ha voluto concludere quindi con una splendida vittoria sul filo dei millesimi, una stagione che lo ha visto dominatore e che gli ha consentito quindi di portare a casa il titolo. Ha cominciato del resto con una splendida doppietta sul circuito di Imola, poi ancora una vittoria a Misano, dove poi invece non ha finito gara 2, poi un secondo e una vittoria a Monza qui nel primo appuntamento sul circuito Brianzolo, al Mugello ancora una vittoria e un secondo posto, a Vallelunga un secondo e un terzo posto e ieri vittoria, quindi decisamente un ruolino di marcia invidiabile per Lorenzo Marcucci e il suo compagno di squadra Roberto Benedetti. Ecco intanto l'ordine di arrivo: Marcucci, Segu, Maluccelli e poi Solla, Romagnoli, Stefanelli, Gioia, Perlini, Lanza, e sicuro a chiudere la top 10. E quindi bene, va in è stata archivio una bella gara. Il gruppo B. Bella gara, va in sì. archivio il gruppo B, rimane ancora da segnare quindi il titolo Marcucci nel gruppo A. Quindi Marcucci è campione ufficialmente. Marcucci